Ciao! Siamo Federica, Roberta e Federica e siamo le Dritte Ritorte. Ci trovate su Instagram e sui social come Dritte Ritorte e personalmente come Vulovan, Roby Gigia e Vul Crossing. Buona Pasqua a tutti! Buona Pasqua! Buona Pasqua. Finalmente abbiamo anche la piccola mascotte. Esatto, il coniglietto con le uova. Finalmente dopo tutte queste Zoom party siamo riusciti a fare anche uno a tre. Una cosa tre. Una cosa tra noi. Eh sì. Come state? Come sta andando la vostra quarantena? Bene, dai. Sì, tutto sommato bene. Stiamo cercando un po' di ricavarci degli spazietti per varie attività con i bimbi, di impostare un po' una routine. Diciamo che adesso dopo un mese abbiamo preso il giro. Ah sì, è vero, dai. All'inizio era un po' difficile creare una routine e cercare di impostare qualche attività, perché sembrava un po' più da clima vacanza, quindi senza orari, un po' così, però alla lunga non fa bene a nessuno. E no. Anche i bimbi erano un po' così, un po' smarriti. E adesso forse impostando delle attività, proprio degli orari per fare le cose, mi sembra vada meglio. Non so voi, che sensazione io, avete? La mia è normale, io ho continuato a lavorare, continuo a lavorare. Da una parte bene, nel senso che comunque riesco a uscire di casa, a staccare, non vivo, sai, non sei sempre a casa, stacchi, comunque ti rapporti con le colleghe, insomma, poi rientri a casa, fai la tua vita. Quindi per me tutto procede normalmente. Più regolarmente, sì. Mm-hmm. Vabbè sì, c'hai solo Tommy e Roby a casa. Sì, loro sono a casa e Tommy se lo gestisce, viene gestito da Roberto, quindi con compiti e quant'altro. Secondo lavoro, Roberto è un esperto. Mai il primo, perché è rappresentante di classe, quindi... Ammazza, poi visti i tempi, cioè, chat bollenti, no? Guarda, se avremo bisogno, esatto, la scuola appunto non riprenderà come... Sì, guarda, prende contatti con chiunque. E quindi così. Fantastico. Niente. Avanti. La tua fede? Noi a casa, al mattino Mati è di mia supervisione perché Fulvio lavora e poi adesso abbiamo questa golden hour che dura poco, è brevemente intensa e insomma in cui cerchiamo di fare, anche perché lei purtroppo non gioca da sola, nel senso che siamo molto fortunati perché abbiamo uno spazio fuori, però ci sono le scale, quello, quell'altro, quindi in ogni caso bisogna sempre starle dietro. E però ti dà la possibilità di fare molto poco, anche perché lei appena vede che hai i ferri piuttosto che il telefono, piuttosto che altro, diventa pazza, quindi no, non è cosa. E quindi siamo completamente centrati su di lei, al mattino io, al pomeriggio Fulvio e facciamo così. Però insomma ci sta andando bene, perché comunque questo spazio fuori ci sta veramente salvando la vita. Facciamo delle enormi sessioni di altalena a un'ora a botta, un'ora al mattino, un'ora al pomeriggio. Si è fatta venire, a forza di tenersi alle corde, si è fatta venire, sai, le bollicine. I calli. Povera. Perché l'altalena da grandi, sai, solo la parte sotto. Sì, quindi lei era abituata ad andare ancora in quello lì con, diciamo... non so come si chiama, sedile, quello lì mette le gambe dentro, e quindi adesso è diventata grande, anche per l'altalena grande. Sì. Bello. Ma sì, sì, poi con questo clima, queste giornate così, no, sì, no, era fuori. Così bello ad aprile. Davvero, una rabbia. Cioè, in genere Pasqua, Pasquetta, sempre tempo sempre orribile. Sempre queste scampagnate alla fine, proprio perché le vuoi fare, ma in realtà il clima non è proprio ideale. Invece adesso, no, io ti giuro, meno male che abbiamo scoperto sto balconcino adesso, che non ci eravamo mai stati sul balconcino che si affaccia su Corso Belgio, per cui è una via super praticata. Esatto, non è impraticabile, cioè non riusciamo quasi mai nemmeno ad aprire tanto le imposte dal lato della spia. Perché si sente rumore.
si sente rumore e poi non ricambi l'aria, ti intossichi perché arriva proprio aria puzza, cioè di smog, proprio tremenda. Adesso è una meraviglia perché abbiamo gli alberi davanti tutti belli rigogliosi, quindi ci riparano un po' dalla vista del palazzo di fronte, così. Non passa nessuno, oggi abbiamo fatto anche il pranzo fuori perché soprattutto la domenica silenzio assoluto, l'aria è pulita perché le macchine non ne passano e poi è al sole, a differenza dell'altro lato che è più all'ombra, più un cortile interno, quindi più all'ombra. E qui ci stiamo proprio godendo questo spazio nuovo, ci accontentiamo di poco. Ma è giusto. C'è anche Sandro che è euforico, cioè, l'abbiamo fatto anche ieri sera la cena e si è proprio sbizzarrito di complimenti nei confronti della cena fantastica che aveva preparato Giorgio. Papà, una cena così non l'avevo mai fatta prima, una semplice pasta. E tra l'altro con un pesto che gli abbiamo spacciato per speciale dove c'era tutto quello che a lui non piace, piselli, asparagi, cioè era buonissimo, ma lui non è proprio buonissimo, se ne ha mangiati due piatti, lui è molto così, è romantico. Ma lui, io poi un po' lo capisco perché per me anche... cioè, mi piace tanto anche il contorno, no? La tavola, è un po' un'esteta anche, gli piace come è allestito, fa caso anche quando fa le sue costruzioni Lego. Questo l'ho messo qua solo perché per far renderlo un po' più carino. No, amore! Quindi un arredatore! Ma sì, ci tiene lui, ci tiene. Questo lato estetico è abbastanza spiccato, poi per essere un bambino e anche un maschietto, che in genere magari sono... che ridere. E quindi stiamo vivendo questo entusiasmo del balconcino di... Vabbè. Sarà un metro per tre, due. un tavolino ci sta. Sì, sì. No, nemmeno un metro sarà. Ma l'importante sì, è questo. Loro si accontentano di poco. Sì, infatti, meno male che loro sono così super entusiaste sempre. Sì, poi basta poco, proprio un piccolo diversivo e già fa la differenza. Tommy ogni tanto dice, facciamo il picnic, boh, li butti per terra. Blade. Fatto due toast nel piatto di carta, di plastica, colorato, boh, lui già... A posto. Quindi... No, è bello, sì sì, infatti. Ci insegnano ad apprezzare queste piccole cose. Bene. Beh, come sta procedendo il vostro lavoro a maglia? Ci riuscite? Io ferma, bloccata, impigrita, proprio una roba vergognosa. Quindi meno si fa e meno si vuol fare. Sì. Mi sono data ai lievitati, ma adesso è finito il lievito, quindi è finito anche questo. Ragazze, ieri ho parlato con Erika. Una ragazza, non so se la vedo. Sì, sì, Erika, forse l'abbiamo conosciuta a Vicenza? Era... Sì, è che non l'abbiamo, l'ha conosciuta Fede sinistra, ci dovevamo incontrare, ma poi non ci eravamo incontrate, insomma. E ieri parlavamo al telefono, voleva fare un ordine, e le ho parlato del mio lievito. Ho scoperto che ho cannato completamente tutto, ragazzi. No! Perché io faccio le cose con questi due che mi saltano intorno e cercavo di seguire questa video ricetta su YouTube di Gabriele Bonci, no? Sì, quella con l'uvetta, infatti. Quello con l'uvetta. Anche io l'avevo vista, poi quando ho visto che dovevi aspettare un mese ho detto anche no. No, io c'ero quasi, ora vediamo se si riprende, perché niente, io non avevo mica capito che ogni volta che dovevi rinfrescare la pasta, perché ogni 48 ore la devi rinfrescare, devi mettere anche l'acqua, farina e acqua. Ho capito che niente, mettevi solo farina e continuavi ad amalgamare questa pasta che era un po' asciutta, col calore delle mani, così si di nuovo rimaneva un po' più morbida e basta. Però vedevo che comunque un po' cresceva. E non abbastanza acqua! Niente acqua! Oggi, ora vediamo, intanto pensavo di rifarle un'altra e questa Madonna. Vedere se si salva. Erika, lei... No, Erika fa... non so com'è che siamo arrivati a questo discorso che sì, mi sono resa conto. No, lei mi ha detto... Sì, perché lei ha il papà, se non sbaglio, pasticcere. Comunque qualcuno in famiglia che è pasticcere e quindi anche i lievitati li conosce bene. Poi aveva seguito anche lei la ricetta di Bonci, solo che era stata attenta, no?
Cioè, a me si vede che mentre loro saltellavano per i pimpar, questo passaggio mi è passato e non ho niente. Cioè, mi sono sentita, ho detto no, ma magari la mia ricetta è diversa. Però nel frattempo dentro di me... Un campanello d'allarme ti si è acceso. Sì, sono andata a rivederla stamattina con calma, ho detto no... Già. Mamma mia. Però ho provato, ora vedo, intanto provo a salvarla, quindi ne ho preso un po' di quella lì, la parte più morbida, che è quella più sottostante, perché quella sopra si secca un po', quindi ho preso quella e ho ricominciato mettendo l'acqua. Vediamo come va. Sì, però adesso infatti stasera ho pensato che ne rifaccio una anche da capo, perché temo che... Così ne hai tre! No, oltretutto due. Ogni 48 ore, capisci? Almeno falli combaciare. Tre, perché c'è anche il kefir, dici? Tre... No, tre. Uno quello in frigo, uno quello che stai cercando di salvare, quello nuovo. No, in frigo non ce ne ho. Ah, non vai in frigo? Scusa, no, io ho messo in frigo. No. Quella cosa? Che hai, quella che è iniziato e quella che vuoi riniziare. No, io quella che ho l'ho provata a recuperare. Okay. Quindi diciamo che oggi ho preso appunto una parte e poi l'ho lavorata come dovevo fatto con l'acqua, la come giusta proporzione ricetta. Di acqua e di farina, ok? Infatti ha tutto un altro tatto, no ma ragazze, vabbè. E adesso pensavo di ripartire con l'uvetta, rifare proprio tutto il meccanismo, farne un'altra a parte e ricominciare bene come si dovrebbe. Così vedo se scusate, che voglia, ma sì, infatti, che tanto voglia, sono... bene. A me queste cose anzi mi rilassano, a me tutto quello che è aggeggiare. Io ne avevo uno che avevo preso quando ero rimasta incinta, che di 50 anni, cioè quindi uno vecchio, uno tenuto super bene. Boh, è arrivato a casa mia, morto. Sì, no, è che dà un sacco di lavoro, cioè io sento chi ce l'ha, che comunque, a parte che ogni settimana comunque devi panificare qualcosa, e per esempio io non ce l'ho la costanza di fare, che ne so, tutti i sabati, tutte le domeniche la pizza, per dire, poi che se ne hai troppo fanno i grissini, poi se ne hai troppo fanno il pane, poi quello, poi la... Però a parte quello, troppo acida, troppo... Ah, sì? Sì, di gusto proprio... forte, non... Ma forse però dipende dal tipo. Forse però dipende dal tipo, perché il mio collega fa un pane con lievito madre che è una roba spazia buonissima. Ah, io ad esempio non prendo quasi mai il lievito, le cose a Roberto piace un sacco. Con lievito madre il pane gli piace un sacco. Per me veramente... Ma perché ce ne sono alcuni che, per esempio, tipo quello di Italy, quello bianco fatto con la farina di semola, credo così, è molto acido, cioè si sente tanto, come dici tu, il coso del lievito, mentre invece ce ne sono altri che si sente molto meno, dipende. Ho secondo capito. Me... Cioè, so che c'è anche un discorso di tempistiche, nel senso che man mano che lo utilizzi lui perde un po' di acidità, ho capito sta cosa, se non mi sono persa qualche altra informazione. Però sì, no, quello che a mia mamma, anche quello non so da dov'è che l'ha recuperato, però non l'ha creato lei, cioè gliel'hanno dato, e un lievito un po' antico, penso, e quello lì non è per niente acido, quando lei fa la pizza è buonissima. No, vabbè, ma ragazzi, ma io ho scoperto che c'è un sito, mentre l'altro giorno appunto ho scoperto che dopo l'unica pizza in 4 settimane che mi era venuta decente era finito il lievito in tutta Torino, ho detto vabbè, cavolo, prenderò la pasta madre da qualcuno, magari qualcuno un pezzetto me la dà. Scherzando e ridendo, cerco su internet e ho scoperto che c'è un sito che praticamente si chiama tipo spacciatori di pasta madre, e com'è che si chiama l'altro nome? Licoidi, una cosa del genere. E praticamente ci sono delle persone che hanno il kefir, i fermenti dello yogurt, la pasta madre, queste robe qua, e le regalano un pezzetto. E quindi c'è proprio un sito che tu vai, regione, che cosa stai cercando, la città, come lo vuoi scambiare. Questa cosa l'avevo fatto il mio, di una ragazza di Pino, con 4 figli. Sì. No, fantastico. Io... È bello, sì, infatti. Cioè, idealmente mi piace da morire, praticamente credo che potrebbe fare la fine no, di quello per di me, Robin. No, cioè... è andata a casa sua, lei mi ha pesato la pasta, cioè, quindi ho conosciuto lei, si chiama, penso ancora, Teresa. E 4 figli, dice che c'era proprio sto scambio, no? Quindi io
se mai viveva il mio. Avresti dovuto tramandarlo, Roby. Eh? Avresti dovuto tramandarlo a qualcun altro. L'ho tramandato alla pattumiera. No, ma io guardo, una volta alla settimana la faccio la pizza, per cui per me quello non è un ostacolo. Anzi, intanto, cioè, comunque la faccio e... Ah, io no. Noi sì, la domenica per noi è serata pizza. Sì, ok. Che arriva, pizza, terzo piano! No, no, vabbè, ma ti dico, a me non dispiace trafficare con gli impasti, cioè anzi, mi rilassa. No, io non sono proprio capace. Bello, amalgamare la pizza è proprio anche un antistress. No, io non sono proprio capace. Giorno, basta, che la sera non ce la potrei fare. No, neanch'io. Oltretutto ho scoperto solo che... le bolle, è dura, è chiamata... Esatto. Oh, no. E poi non fa abbastanza caldo e non lievita, e poi non fa abbastanza... Cioè, no, casino. Niente, non siete delle entusiaste. No, no, devo dire che cioè, a me piacerebbe un sacco, nel senso che ultimamente appunto non lavorando a maglia, nella mia unica ora cerco di capire cosa succede nel mondo, anche perché da noi televisione non se ne vede, quindi le uniche cose che tu riesci a percepire sono... qualche notizia, poi lì anche lì screma e le fake news, quelle vecchie, quelle nuove. Insomma, alla fine, oltretutto, anche su Instagram c'è un sacco di gente che si è data alla cucina e a me viene una voglia pazzesca, ragazzi. Cioè, voi non potete capire, cioè io ho gli occhi più grandi della pancia, nonostante stia mangiando come un cesso, ma comunque guardo sta gente che fa tutti questi lievitati e dico, ma anch'io! Poi vedo, e devi metterlo la sera prima, e devi impastare ogni 10 minuti. Ma cioè, io non spazio, ritorniamo alla maglia, va. No, quindi ho fatto appunto solo... maglione, andiamo avanti. Ho fatto quindi solo l'altra sera la pizza di Bonci, che effettivamente è stata l'unica degna di nota, devo essere onesta, è venuta buona, quindi mi ha ripagato di tanto lavoro ogni 10 minuti lì a fare le pieghe con tutta la famiglia che chiaramente mi prendeva in giro. Non ti credevo, non credeva. No, sarebbe... ma cioè, gli ho propinato per 5 settimane delle pizze orribili, tipo cracker ricoperti di pomodoro e mozzarella. Guarda! Capisci che... sto aperitivo. Capisci che all'ennesimo faccio la pizza, cioè mi hanno guardato come per dire no, vabbè. Anche no, grazie. Anche no, non fa niente. Stasera... si sono stasera ricreduti. Una... li hai stupiti. Sono ricreduti, sì, sì, sì. Non sempre del lavoretto, mentre chiacchieriamo. Un palloncino. Sì, io non sono neanche riuscita a finire il mio palloncino di Pasqua. Sì, non figura. Ho visto un tutorial. Ciao Tommy! Ciao Tommy! Ciao! Buona Pasqua! Buona Pasqua a te! Ciao, che bel palloncino viola! Grazie! È gigante! Mamma ci ha messo a papi. Oh, ok, amore. Mettetela ancora. Dicevo, ciao, che avevo visto un tutorial fatto con una mattonella quadrata di maglia legaccio. Mm-hmm. Adesso chiaramente la mia, essendo lavorata con i 4, è rimasta indietrissima. Ma per fare un coniglietto di Pasqua. Praticamente una volta che diventa il più possibile quadrato, poi chiaramente è indicativo, nel senso che così è ancora tanto rettangolare per farlo venire bene, però insomma penso che continuerò fino a qui. Poi praticamente passi un filo con l'ago a formare un triangolo, così, che lascia diciamo 2 triangoli da questa parte, poi magari vi faccio vedere anche il post. Quindi sotto, da partire da metà in su. In realtà da 3/4 in su, perché 3/4 in su è la testa. Aspetta, credo se ho la foto, che volevo farvi vedere perché l'ho trovato super carino. Vediamo se si vede così. Lo vedete? Ah, sì, 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 ma che carino che viene! Ah, lo riempi di ovatta, tiri il filo e viene la testa con le orecchiette. E poi il corpicino ci metti ancora dell'ovatta e poi lo chiudi col punto, o punto maglia, o comunque chiudi. E anche le orecchie devi chiudere? No, le orecchie rimangono aperte perché sono, diciamo, questa parte qui. Che si arrotola. Si rigira, esatto. Ah, che carino! Fa così. Poi mandaci il link, lo mettiamo nelle note. Sì, di su Pinterest. E poi ci puoi fare il pompon come codino. Come codino. E poi con 2 punti gli fai gli occhietti, il nasino, giusto con un po' di filo. Sì, è molto carino. Allora volevo farlo, solo che
Dai, Fede, sei ancora in tempo, domani è Pasquetta. Sei ancora in tempo. Sì, oggi infatti abbiamo decorato la tavola, alla fine con la mia scarsissima fantasia abbiamo tirato fuori le uova di Pasqua e Matilde non ha mangiato perché era troppo distratta da queste robe che doveva aprire. Quindi è stato tutto il tempo a dire, ma adesso lo apro, adesso poi lo apro. Sì, ma ora ma mangia. No, ma adesso apro l'uovo. Vabbè, voi cioè, siete proprio stati... Dai, stati... ma gliela metti lì davanti. Infatti, sono stata cretina io, infatti. Sta proprio cretina io. No, noi invece però ci siamo messi con Sandro a ritagliare questi coniglietti. Coniglietti. E vabbè, il progetto originario che era... È così, cioè facevi un buchino, un pompon e lo mettevi qua dentro. L'avevo visto su un sito di... ora ve lo dico, l'ho postato anche sul blog. Il link a questa ragazza che fa delle decorazioni bellissime. Ora vi dico il nome, poi magari lo metto sulle note. E poi invece ho trovato, perché ecco, in questa fase la mia... se allora si chiama, non mi ricordo, comunque poi ve lo dico, il mio accumulare materiali di ogni tipo è stato provvidenziale, perché io accumulo qualunque cosa, cioè quando faccio magari degli ordini, magari nei siti dove compro i sacchettini per i pacchi da inviare, così, metto sempre dentro qualcosa, questa volta avevo messo dentro, cioè questa volta ce l'ho da un anno, non l'avevo mai ancora utilizzato, scusate, questo affare qua, i glitterini e la colla, quella la liquida. Tipo ok. È liquida, quindi fai lo spray, la spruzzi, e quindi anche facile per i bimbi. E allora ci siamo messi a fare questi coniglietti qua, però senza il buco, e lui li ha tutti glitterati. E quindi ce li siamo appesi sul balcone oggi, questo centro tavola, insomma, mi sono sbizzarrita un attimino. E invece queste uova così, che sono venute inamidate poco bene, diciamo, perché anche lì mi hanno aiutato i bimbi e quindi abbiamo fatto una cosa un po' veloce, un po' pasticciata, però alla fine in qualche modo una semiforma da uovo l'hanno presa. Che era un kit anche qua, io ho comprato centinaia, mi ero abbonata a Simply Crochet, una rivista che si chiama Simply Crochet, in inglese credo, e dentro spesso mettevano degli inserti, dei kit, quindi ti metteva il kittino col filato necessario, le istruzioni, qua dentro c'erano anche i palloncini, perché poi metti il palloncino dentro per gonfiarlo. Quindi ho risuscitato questa cosa, ho detto, vedi, avere un po' di materiale così che... accumulato alla fine in qualche modo è comodo. Sì, è stata la mia riprova con Giorgio che mi dice: no, qua stiamo uscendo di casa, non ce la facciamo più, continui ad avere le telane, le perline, non si capisce più niente. Ho detto: ancora in queste circostanze. E solo io, nonostante abbia fatto pulizia degli armadi, mi sento ancora dire: cioè, tu hai fatto pulizia e ancora c'è tutta sta roba. Perché poi ho buttato veramente una marea di roba, un sacco di cose che non mi vanno più, che quindi dovrò regalare dal mercatino, insomma, vedere di vendere, eccetera, eccetera. Fulvio mi guarda, è ancora pieno così sto armadio? Però lui non lo sa, ho infilato un sacco di gomitoli, perché ho fatto anche tutto l'inventario nel mio stash. L'inventario, grande, non potrei farlo. No, beh, l'inventario non ho scritto, però almeno adesso so dove sono messe le cose. L'ho messo tutto in delle scatole e poi sopra ci ho messo un post-it con cosa c'è dentro, così la prossima volta che tiro fuori una scatola non devo aprire, togliere tutti i gomitoli, vedere cosa c'è dentro. Quindi... Che brava! Sì, no, sì, io non potrei. Esatto, poi oltretutto ho scoperto di avere tipo tre volte tante le cose che pensavo di avere, quindi è proprio una vergogna. Infatti ho trovato tipo 8 gomitoli di questa alpaca. 8? Ma credo sia una Drops. Forse me l'avevano regalata, perché c'era insieme anche altra lana, però insomma è pelusciosa, quindi in realtà a me non piace tanto perché lascia peli in giro, essendomi spesso di scuro lascia i peli. Anche per Matilde le avevo fatto quest'inverno un cappellino e uno scaldacollo, e poveretta c'ha sempre tutti i peli appiccicati alla bocca e quindi l'avevo lasciata un pochino da parte. Io ho detto faccio coniglietti. Poi appunto ve lo farò vedere domani, finito. Sì. Mi impegno quest'oggi. Sì, per il prossimo anno, dai.
No, dai, domani ce la può fare, secondo No, me. ma domani ce la posso fare. Sì, Speriamo. ormai è quasi Più che altro fatta. che non riesco a ritagliarmi un momentino per me, nel senso che appena dico, vabbè, ok, ora sono pronta, anche la maglia, ho detto, beh, senti, diamoci una svegliata perché non può essere che... Cioè, me la provo, dico, va bene, allora arrivo qui e si svegliamo un attimo. E fai merende, fai quel, fai quell'altro, poi mi passa la fantasia perché magari faccio due pulizie, faccio due robe e dico, vabbè, domani, l'indomani dico, ma dov'è che ero arrivata? Aspetta, ma questo l'avevo Sai che me lo fatto ieri, l'avevo riprovo. provato, però... E ricomincio il loop, cioè la mia vita ormai è tipo... Ricomincio il loop tutti i giorni uguali, quindi... No, madoni, non so come fanno gli altri, non lo so. Sarà che la mia proprio da sola non gioca, zero. No, ma anche Sandriangelo non è Super che proprio amino giocare da soli, però un minimo, soprattutto la mattina, si zero. intrattengono, giocano, vanno nel letto, fanno le capriole, girano, fanno un po' di così. Poi... Scusa. Adesso ce la faccio. Aspetta, mi metto solo in silenzio un attimo. Vai, vai. Patate. Vabbè, ma lei anche la piccola si farà. Sì, no, no, per carità, però sento, cioè vedo tutti questi che si fanno maschere di bellezza, e bagni rilassanti, leggono libri, fanno cose, e dico, mazza, ma manco un coniglio, sono riuscita a finire. No, io, vabbè, io lavorando Ma probabilmente. per te, ma per assurdo, guarda, a me sembrava di avere più tempo, molto più tempo quando lavoravo, sarà perché comunque erano ritmi diversi, comunque Matti c'aveva la tata o comunque l'asilo, insomma, diverso. Rispetto ad adesso, che comunque dici stai tutto il giorno a casa, ti svegli pure con calma, fai colazione con calma e tutto il resto, poi comunque è sempre un correre a destra e a sinistra, però vabbè, non ci lamentiamo, figurati, ci mancherebbe. Abbiamo Infatti. riscoperto che intorno a noi c'è tutta una natura. L'altra sera ho portato, l'altro ieri sera ho portato Paco fuori, ho visto una volpe gigante che si è presa una strizza. Che ha proprio attraversato la strada, ma tipo 50 metri davanti a noi. Ah no, cioè tu abitando in collina non le vedi? Io qua ne vedo tantissime. Ma in realtà sulla strada meno, vediamo tanti cinghiali, tanti tanti, ce Ok. ne sono tanti, però la volpe c'era capitata diverse volte qui proprio sotto il nostro giardinetto, perché c'era una strada che aveva fatto il tasso e quindi per un'estate abbiamo avuto una baby volpe che veniva a litigare con i gatti dei vicini, ma noi non avendo ancora il cane in realtà la vedevamo dalla nostra finestra e ci sembrava strano. Poi abbiamo il tasso che è bruttissimo, veramente brutto, infatti no, è grosso, cioè, ma voi non avete idea Il di tasso quanto è è grosso. grosso. E poi ha proprio una faccia brutta e quindi da quando abbiamo il cane che spesso rimane fuori, non di notte, però comunque bazzica, qui gli abbiamo chiuso tutti i passaggi perché avevamo paura anche che lo mordesse perché è proprio Grosso, sì. brutto. Sì, E l'altra sera appunto ho visto sta volpe, mi sono Sì, spaventata, ho ma noi detto, ma che è figurati sta roba? che noi appunto proprio corso belgio preciso, e l'altra sera Giorgio si affaccia in cortile e vede una roba passare. Ha detto, non era veloce, camminicchiava, però è andato dritto, dritto dietro c'era un bidone in cortile. Ho detto, boh, che cosa sarà, cosa non sarà? Abbiamo provato a cercare di fare dei rumori in modo che uscisse, l'ho scoperto, niente. Alla fine è andato giù, era un riccio. Ma È entrato poi. nel cortile, non so da dove, perché il cortile ha proprio una porta chiusa a chiave. Non abbiamo capito da dove sia entrato, magari in un momento in cui la porta era... non saprei dirti come ha fatto ad entrare. Però proprio riflettavamo e sentiamo gli uccellini, pensavamo proprio a questo discorso di Vabbè, se l'uomo si mette un attimo da parte, cioè la natura si riprende un attimo il suo sì, ma spazio. figurati che l'altra sera Fulvio portava giù il cane. Ho visto un procione volante, io manco sapevo che fosse, perché praticamente qua già siamo pieni di scoiattoli, ce ne sono veramente tantissimi, e più ho visto un procione che è un pochino più grosso di uno scoiattolo, fa era bianco, e allora siamo andati a cercare su internet, perché poi non è che siamo proprio, insomma, Afferrati nel appassionati di animali, però c'è cioè, veramente, adesso abbiamo i merli qua, cosa sono queste robe che stanno facendo il nido sull'albero che abbiamo qua di fronte, i meli in fiore, c'è un casino di api, uno zzz che si sente in maniera veramente, no, da una parte è bello perché comunque si sente anche tutto il silenzio, c'è cioè, da noi che c'era l'eco della città, proprio senti proprio zzz.
Zero, ma già lo sento io qua, che comunque non è che c'è casino, perché mi tando proprio fuori. Beh. Però silenzio. Sì, silenzio. Noi soprattutto di notte, cioè abbiamo, io sento proprio che dormo poco, sempre, anche meno di prima, però quando dormo è proprio... Sei anche più tanto stanca magari. Non sono più tanto stanca, infatti meno male che dormo meno, perché almeno così sono un po' meno energetica nella mia giornata. E, però proprio silenzio, cioè sto sveglia a volte anche fino alle 4 di mattina, sento gli uccellini, una roba meravigliosa. Fino alle 4 di mattina, io non voglio sì, credere. Va bene, ma fino alle 4 del mattino, però perché faccio questi sonni un po' strani, per cui mi addormento con i bambini, poi mi sveglio, magari dormo con loro perché chiedo a Giorgio di svegliarmi, perché se mi poi mi metto giù, devo far finta di dormire, ma addormento. Allora chiedo a Giorgio di svegliarmi, lui si addormenta sul divano, non mi sveglia, e quindi io a un certo punto magari mi sveglio tipo all'1 e io ho fatto già tipo 3-4 ore di sonno, che per me è una notte quasi piena. Ma Madonna. Io anche faccio così, vado a dormire con Mati e poi dormo 11 ore come Mati, anziché stamattina. Mati alle 8:05, mamma, facciamo colazione. Ma amore, dormiamo ancora un pochino, l'ho portata nel lettone. Niente, lei poveretta è stata un'ora così, occhi aperti. Mamma, ma perché non ti svegli? Mamma, dai Mati, un attimo, aspetta un secondo. Cioè, 11 ore e mezzo ho dormito stanotte. No, io potrei stare male. Sto proprio male, davvero, ma perché obiettivamente essendo abituata a poco, quando dormo di più ho mal di testa, è proprio uno stato di malessere. Sì. E invece no, stamattina ci hanno fatto dormire un po' di più, Sandro ci ha fatto dormire un po' di più perché gli abbiamo detto che il coniglietto di Pasqua veniva in casa ma all'alba, e se si fosse svegliato, l'avesse visto, non avrebbe portato l'uovo di Pasqua. Quindi oggi siamo arrivati Sagazzi. Alle 8:30, si è svegliato, io ero nel letto con loro per questa notte, l'ho fatta lì praticamente, e mi dice, mamma, non è tanto presto, vero? Possiamo andare, perché il coniglietto è già passato, e quindi oggi ci ha graziato, siamo svegliati alle 8:30, se no alle 7:15 in piedi, no, tutti i giorni. Dai, ti prego. I giorni che posso stare a casa, no. Poi vabbè, magari mi sveglio da sola presto, perché anche stamattina ho aperto gli occhi 7:30. Okay. Però quanto svegliarmi io? sì, sveglio. Poi generalmente nemmeno in modo tanto delicato, infatti l'ho detto, Sandro, ti prego, se mi vuoi svegliare con un bacino, cioè fammi una cosa delicata un attimino, mi scuovi, mamma, mi scuote così che... svegli un attimo turbato. No, vabbè. Però sì, poi il coniglietto era arrivato, per la prima volta abbiamo fatto la caccia al tesoro, questo coniglietto che per la prima volta ci è entrato in ultimo la caccia al tesoro. Peccato. È stato simpatico. È giusto, vabbè. Cosa non si fa per passare mezz'ora? Ma davvero? Per cercare di veramente tenerli occupati un quarto d'ora. Cioè, tu speri di tenerli occupati un quarto d'ora, ma loro ti fregano. E quello è il problema. Allora, in questo caso, perché non li ha trovati subito gli indizi, quindi abbiamo fatto una buona mezz'oretta di ricerche. Fantastico. No, Tommy l'ha trovate subito. No, no, lui tipo 2 minuti già le aveva trovate. Quindi niente, non è andato. Ma, io gliel'ho messo sul tavolo, quindi non ho neanche dovuto cercare chissà quanto. Sì, vabbè, ma noi la prima volta, perché adesso iniziamo. Noi cosa... anche non abbiamo ancora mai fatto. Anzi, quest'anno in realtà è stato il primo anno dell'uovo. Perché un po' perché non c'erano i nonni e hanno cercato un modo diverso di stargli vicino, ma sennò dovevamo anche fare a meno, insomma. Ma poi è piccola, non la mangia, è una storia, un'altra. Sì, anche perché adesso mi ha appena saputo il gusto. L'altro giorno mio papà, gli ha detto a mio papà, nonno, un uovo tutto di cipolla. Ci ha fatto morire. Tutto di cioccolato. Anche Angelo oggi ha parlato con i nonni al telefono e le ha detto, nonna, ho trovato un po' a modo suo, comunque il succo era che aveva trovato un uovo gigante. Tutto di cioccolato. Anche lui era ammirato. Tutto di e io l'ho fatto sparire in un secondo, perché lui è una macchinetta. Cioè lui, fai conto che quando andiamo al supermercato, vede gli uovetti Kinder,
si fionda come tutti i bambini, però vabbè, dico ok, si prende l'ovetto, lo mettiamo lì, anche lo tiene in mano, poi lo mettiamo alla cassa, lo paghiamo. No, io il tempo di arrivare alla cassa, lui già se l'è mangiato. Mangiato. Quindi, vabbè, lo pago comunque, però è, no, nel senso è una roba assurda, perché la prima volta che l'ha fatto ero fiduciosa nel dire vabbè, figurati il tempo, cioè glielo lascio in mano, usciamo, chissà, magari in macchina, poi gli tolgo io la carta, se lo mangio. Lui è rapidissimo, truppo, in bocca, sorpresa, via, non niente. Via, niente. Non solo per la sorpresa. Anche per me, Sandro, è solo la sorpresa. Sandro, cioè, si è fatto durare un ovetto Kinder 4 giorni nel frigo. Ah, sì. Ho detto, Sandro, ti prego. Cioè, mangiatelo. Ma, cioè, ma non si può vedere sta cosa. Andava lì. Una scheggia di whey. Ti prende il pezzettino piccolo. Sei a dieta? Io dico, sei a dieta, no? No, ma me lo gusto, non mi frega niente. Anche patate. E anche Sandra, quell'approccio lì. No, figurati, oggi Mati ne ha rotto uno un po' male. Allora c'erano le bricioline, la vedevi? Mati è come, come Angelo. Ho aperto il mio, che era fondente, quindi gli abbiamo detto, no, ma guarda, Mati, sicuramente a te non piacerà. Niente, mi sono girato un attimo. Fulvio l'ha beccata con mezzo uovo, lo stava addentando, l'abbiamo fermata in tempo, ma se no si mangia pure quello, cioè lei ne frega niente. Ridere. Ma Roby, no. Senti, tu invece va che bene. Produci, stai producendo questo... cose. Secondo me Roby sì, perché è l'unica che... Roby secondo me sta lavorando come una matta. Sto producendo, no, sto producendo... poco, nel senso che... Guardala, già la faccia. Nel senso che ho tipo 10.000 progetti... Ma ne ho due, poi fondamentalmente. Vabbè, lo Zema che ho messo da parte perché è iniziato male. E quindi quando inizia male io devo accantonare. Devo un attimo... Prendere un attimo di distanza. Che abbiamo litigato, no? Abbiamo litigato e c'è bisogno un attimo di distacco, cioè ho bisogno del mio tempo. È iniziato male, quindi l'ho messo lì da parte. Nel frattempo con le mie amiche di WhatsApp, ho iniziato prima io perché loro stanno facendo altri 3.000 progetti, stiamo facendo Summer Oliver della Rivivi, che è questo gilet fantastico. Ah, si gioca un punto. Agile, ma che bello! È fantastico, sì. Che bello! Le amiche di WhatsApp, Sandra, Roberta, Teresa. Ma che bello! Ma quella è la spalla, bello. Questa qua con il traforo? Sì. Bello, stupendo. E rimane, sì. È aperto, un gilet aperto. Un gilet aperto, esatto. Che bello! Bellino, sì. Questa qua è la spalla, praticamente. Ok, lo faccio così. Sì. Spalla, davanti e dietro. Fai due pezzi e li unisci? No. Sì, no, no, con la costruzione com'è? La costruzione è come... Elton? Elton, brava. È che mi sembrava di aver visto lo spron. Cioè io non lo faccio. Fai il pezzo dietro, poi il pezzo dietro, poi sì, il fino pezzo ad arrivare... davanti... E poi unisci. Molto bello. Bello. Sì, e sì. Poi sotto ha il bordino liscio, cioè liscio, rimane liscio in fondo, oppure c'è lo stesso traforo? Sì, no, ok, rimane... No, non ha trafori, però ha qua... Adesso me lo tolgo. Perché anche dietro rimane leggermente aperto, perché è una... No, ho una treccia, una fitta treccia. Ha una treccia. Ah, carino. Ah, che bello. Sì. E adesso con... Ho anche... Ok, magari così faccio sì, un po' sì, di... Sì, si vede, è bello. Questa treccia si vede il rilievo. Ma è un cotone? Cosa stai usando? Un lino? Lino. Ah. E di fianco a tutti e due lati. Ah, ok, che carino. Ha questo non so un traforo, se... un piccolo sì, traforo. Un piccolo traforo. Bello. Sì, ho la luce di fianco e non riesco a farvela... Metti la mano dietro così.
Sì, okay, si si vede vede meglio. bene, sì, bello. E quello è il fianco, cioè lungo tutto il fianco. Sì, e poi ha gli spacchetti, avrà gli spacchetti laterali. E finirà in Bello. epico. Ah, Ok. sì, ok. Molto carino. Bello. Bello, brava Roby. Molto bello, una costruzione molto bella, mi piace. E quindi sto facendo questo, anche perché... Quindi sei già sull'estivo, ti sei già data all'estivo. Ma no, c'è stato veramente, ho messo da parte Zena praticamente, e poi è arrivato il... facciamo questo, va bene. Loro so che non l'hanno neanche ancora iniziato, ma tanto loro ci va poco tempo. Ho detto, vabbè, mentre aspetto, tanto almeno lo Mi porto finisco. avanti. Mi porto avanti, almeno lo finisco, perché sennò... E quindi niente, sto facendo questo. Bello. Aspettando un Indossi pacco. sì, un pacco. Aspettando un pacco. Bellissimo, un bellissimo pacco. Con tante bei nuovi progetti da avviare. Sì. Io uno, vabbè, quello che Uno sto sì, uno è portando quello. avanti. Pier. Sì, non sono andata tantissimo avanti, nel senso che durante la Midnight ho fatto un errore e sono dovuta tornare indietro. Però sì, mi piace tantissimo questi Bello. punti a rilievo, Ma questa tu anche l'hai costa. preso, Roby, quello? Sì, Questo è il Pier, giusto? E di che questo è colore l'hai Pier. preso? Nero. Maledetti, ora la vostra costanza. Ma questo davvero va Bello. tranquillo, cioè va veloce. E poi è carino perché ha un po' di punti semplici, però che ti fa cambiare. Vedi, qua Sì, un fa po' la costa di ritorta, qua fa questo motivo a triangolini. triangolo. Poi fa queste piccole costine alle gaccio intervallate dalla maglia rasata, la grana di riso, poi Sì, di ti mette alla nuovo. prova su tutti i punti Sì, dell'enciclopedia della maglia. però ti dico, cioè, scorre, cioè devi seguire lo schema e durante la Midnight mi sono un attimo persa e quindi ho dovuto disfare perché invece di venirmi questo bordino, cioè dovevo riprendere questa parte qua con le costine. E invece di farla così mi era venuta semplicemente tutta legaccio. Ho pensato quasi di lasciarla, ho detto tanto in mezzo a tutti i punti diversi, però cambiava proprio, sembrava una cosa un po' così, No, poco, poco di diversa. stile. Non, Da stile, sì, no, non, no. non, no, cioè rovinava tutto. No. E poi infatti pensavo proprio a questo, come a volte basta niente per far proprio traslare completamente tutta il design da una cosa bella, piacevole all'occhio e a una cosa che Non ti così, cioè magari non convince. brutta, ma che non ha nessun appeal, che non ha nessuna cosa per cui ti fa dire wow, bello, Ah, sì. mi Nel piace. frattempo, vabbè, questo qui già da un po', ma non l'avevate ancora visto, ho finito il mio ambient. Bello, il Bellissimo, colore è sì, stupendo e ti sta il colore è benissimo. stupendo. Si vede, sì. Sì, Ok. con la Itover. Sì, tu non avevi messo il brillino, avevi messo Io solo non ho messo l'otto. il brillino, no, perché non è che sono da Non brillini. sei da brillini. Bello, bellissimo. Infatti, guarda, quel colore ce l'ho segnato lì, il Creusa, sarà uno dei prossimi colori che userò. Bellissimo, bellissimo. No, ma Sono. poi non conoscevo le lanivendole. Ed è nato un amore. Sì, mi piace, è nato un amore, è nato proprio un amore, Sì. bellissimo, mi piace veramente Ma io tanto. invece l'altro, come è stato ieri o l'altro ieri, adesso sono un po' sfasata con i giorni, scusatemi, ho visto che facevano nelle lanivendole una vendita speciale della Mountain Wool. Sì, Niente, mi una sono lana mangiata le nuova. mani, ragazze. Perché non, cioè, non sono riuscita a capire che era tempo già lì, perché ho guardato Instagram, poi tempo che l'ho Ah, riaperto perché dopo l'hanno finito 4. già tutto Non lo so, in finito. realtà ti dico, non ho proprio tempo, cioè, sto guardando il telefono veramente pochissimo rispetto al solito, che insomma, magari ogni ora riesco a capire un po' cosa succede nel mondo. Però ho visto questa roba, non so se l'abbiano già finito o meno, però mi aveva interessato. Poi subito non avevo capito che fosse nuovo, quindi pensavo fosse un kit. Quindi tempo che ho capito, alla fine però ho detto, vabbè. Ci Sì, penso. hanno filato tra l'altro, credo abbiano Però... proprio uno stock limitatissimo. Infatti, perché da quello che ho visto nelle loro stories lo fanno con dei filati particolari di delle pelle, insomma, era una roba particolare ed era per quello Sì, chiaramente che aveva Bulè, ha un nome mi aveva particolare la pecora, non mi ricordo interessata. adesso.
No, io invece sono arrivati, o devo ancora metterli su, no, li ho messi sul sito, i nuovi colori che hanno fatto della Heavenly Blend, che sono bellissimi perché li hanno resi un po' più, Sul sito. sì, li ho messi sul sito ieri, proprio da poco. Robby, Ora. ieri, ha detto Ora mi ieri. controllo, Vado a vedere, ieri vado l'ho a messi, ieri l'ho messi. vedere. E ho messo, cioè, sono bellissimi perché hanno fatto questi colori. Dove hanno mischiato le basi, i colori base che già avevano, già prodotto in passato, per cui hanno queste screziature bellissime, dei nomi stupendi, tipo Titania, Luna, cioè già i nomi sono accattivanti, e non sono molto belli, un po' più come perché il loro unico filato un po' più variegato è a Chic Blend, il boccioli, che è quel rosa dove c'è anche un po' di giallino. Ora, peccato non ce li ho qua, le ho riportate in negozio, le matasse. Comunque, sì, proprio dei bellissimi colori. Infatti stavo studiando. E tra l'altro è uscito da poco un design fatto dalla Kiermaier sui loro filati, Ah. che si chiama Gianluca. Quindi, Sì, l'ho visto. l'hai L'ho visto? visto. Sì, Carino. non ho letto che fosse loro, però mi aveva stupito il nome che era italiano. Sì, è semplicissimo, c'è una maglia con la spalla caduta e con un bordino stranded e anche i polsini, se non sbaglio, Ah, mi forse sembra. È sì. Sì, carino. comunque era semplice com'è. E Bello. forse il colore che ha usato è, vabbè, la base grigia della Astormy Blend, del loro filato Astormy Blend, e invece il disegnino credo fosse fatto col colore creusa, sai? Nell'originale. Dovrei riguardare. Non, Bello. io non ho visto, non ce l'ho proprio presente. No, io sfogliando, cioè scorrendo, Sì, è visto uscito qualche forse da immagine. due cioè non da tanto. No, è Carino. che adesso c'è anche un sacco di gente che pubblica cose, 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 quindi in realtà un sacco di Stare dirette, un sacco, dietro. sì, stare dietro è diventato veramente molto più difficile di prima, perché almeno prima dicevi, vabbè, ti prendi quell'appuntamento una volta alla settimana, una, due volte alla settimana, quando sai che esce, che ne so, la diretta di uno, la cosa di un altro, un discorso. Invece così ogni minuto c'è gente che in diretta dice cose, fa cose. E quindi Ah sì, è poi davvero io bellissimo non riesco adesso. assolutamente a No, stare no, no, è dietro. vero. Sì, No, no, ma anche questi anch'io. Trinity Night, cioè, partono dal mercoledì alla domenica, sei super occupato, cioè se stai dietro. Se non un casino, ben venga, cioè che ci siano solo, Sì, Però no, ma infatti è carino diventano. però perché hai l'occasione di trovare il giorno e il momento che più ti fa comodo, Sì, quello perché sì. diamo un po' i riferimenti, così chi vuole. Allora, il mercoledì, ma martedì non c'è Venerdì nessuno, c'è mi sembra. Martina. Ok, sì, Mercoledì e mercoledì e venerdì. venerdì c'è Parliamo di Maglia Martina. Sì. Dalle 18 alle 23, mi sembra. 23, mi sembra, sì. E Poi c'è giovedì giovedì? noi, Bull Crossing, dalle 21:30 alle 24, siamo un po' più in serata, in tarda serata, rispecchiamo un po' i miei orari più notturni. E poi c'è Valentina Cosciani il sabato, però non so dirvi gli orari, non Sabato so. sera non ce l'ho presente adesso. E Poi c'è domenica pomeriggio. domenica pomeriggio c'è Sferruzziamo, sì, il Ah, gruppo di Vado Ligure, Rosanna e Danila, sono simpaticissime. Io ho frequentato per adesso, sono andata, cioè ho partecipato a un incontro di Martina e uno anch'io. di Sferruzziamo, delle ragazze di Vado Ligure. È stato simpatico, carino. No, Poi io c'è sono partecipato a uno di Martina. Non Ah, è io forse forse il il primo primo di Martina. Sì, che poi ho visto, Dico, hanno io un gruppo forse il primo di Facebook. Martina, poi in realtà è sempre in un orario che o devi mangiare perché noi mangiamo presto con Mati e poi comincia tutta la pre-nanna e quindi Sì. diventa un po' più un casino. Sì, anche per me diventa difficile, infatti diciamo che il serale riesco a fare quello mio perché mi è concesso da Giorgio una sera che porta a letto lui i bambini e quindi quella sera è dedicata, cioè proprio è impostata così. Giovedì sera Giorgio si prende cura dei bimbi dopo cena, se li gestisce interamente lui ed è l'unico modo perché Ah, sì. altrimenti non potrei fare. Per questo motivo non riesco praticamente quasi mai a partecipare agli incontri di Martina, perché alle 6 sono ancora nel vivo
di cercare un po' di organizzarci per la serata. Poi prepari la cena, metti a tavola e poi se metto a dormire i bambini, come vi dicevo, mi addormento con loro, risorgo, quando va bene risorgo alle 10:30, 11, che loro hanno già finito l'incontro. E quindi, e invece mi sono iscritta alla International Virtual Midnight, quella appunto l'incontro internazionale che poi ha ispirato Martina e ha ispirato un po' tutti, perché loro sono attivi da un bel po' di anni, ora non mi ricordo da quanti, però almeno 5-6 anni credo addirittura, e loro fanno questo orario notturnissimo per cui partono... Fede fa per noi! Sì, no, sì, per me è perfetto, sicuro, perché per io lei. Ho partecipato ancora una volta sola, dovevo partecipare ieri, perché lo fanno vari giorni, lo fanno martedì, sabato e domenica, però diciamo che mi sono prefissa di partecipare il sabato. E potrei anche, sì, anche il martedì potrebbe essere comodo, perché gli orari sono assolutamente fantastici, partono dalle 9, se non sbaglio, orario italiano, perché loro lo impostano con l'orario greco, loro sono in Grecia, quindi gli organizzatori, gli amministratori, e arrivano fino alle 2 di mattina. E quindi l'altra volta io sono andata a mettere dalle 21 alle 2, alle 2 a.m., delle 2 sì. Notte fonda, no. Prima di mattina no. Presto, e quindi è stato perfetto, perché ho messo a nonno i bimbi, sono risuscitata, mi sono ripresa un attimino, giusto per non avere gli occhi da sonno. Un po' di trucco! Un attimino, okay, no, però giusto così apriamo gli occhi, siamo svegli, yes! E poi ho partecipato ed è stato... Good morning, good morning! No, però è carino perché trovi gente di tutto il mondo con vari fusi orari, per cui c'erano le europee che erano tutte un po' nella mia condizione, già in orario da notte, sì. Con luci accese, comunque appunto al buio, in atmosfera serale, e poi c'era l'australiana, le americane che erano ancora nel pieno della loro giornata, ma carinissimo. Fantastico. Poi anche un modo un po' per praticare anche l'inglese, e devo dire che fanno un ottimo lavoro proprio loro, gli amministratori, quindi Phil e Eleni, diciamo che si prendono molto cura del gruppo, per cui quando ti iscrivi ti vogliono conoscere, vogliono parlare un po' con te per conoscerti meglio e poi poterti anche introdurre e farti sentire più a tuo agio quando partecipi, soprattutto ai primi meeting. E devo dire che se la spassano abbastanza, nel senso che fanno battute, c'è proprio un clima piacevole. Bello. Quindi sì, ieri mi è dispiaciuto, perché ieri poi era la serata cocktail, quindi ti portavi il tuo bicchiere di vino, il tuo cocktail e chiacchieravi un poco io. Yeah. Bello. Sì. Bene, tu Fede, dove sei messa? Cosa allora, sei? Io ho finalmente finito... il mio White Horses. Eccolo! Bello! In tutta bellissimo. La sua controluce, scusate. No, è venuto bello. Devo dire che sono anche molto contenta di essere riuscita a recuperare quell'errore fatale che avevo fatto l'ultima volta, senza sprecare troppo filato. Come al solito ho un po' l'impressione che sia venuto un po' corto di maniche, però vabbè, pazienza. Vabbè, è già lavato. Sì, l'ho lavato, tirato, e che in realtà il legaccio col mohair tende a rimanere, non si allarga, non cede tanto, tende a rimanere molto, molto compatto, scusate. E quindi niente, però in realtà esce proprio giusto così un pezzettino di polsino della camicia, quindi tutto sommato nulla di... Però mi piace tantissimo la resa, il colore, i dettagli messi insieme, sì. È venuto veramente, veramente bene. E poi in realtà appunto stavo facendo questo hard cider che è rimasto un po' sui ferri, perché ne avevo già parlato forse anche alla Knitting Night,
cioè praticamente il pattern è una roba ostrogota, nel senso che è tanto complesso da starci dietro. Per carità, sicuramente ha il vantaggio che si può, come dire, personalizzare larghezza, altezza, e lo vuoi stretto, lo vuoi corto, lo vuoi lungo, lo vuoi largo, in tutte le cose, però chiaramente quando segui il pattern devi avere quel tempo per poter capire, uno, come lo vuoi, e due, come vuoi che sia la resa. Quindi, beh, niente, appunto, dicevo che questo pattern è proprio complesso da seguire, nel senso che lo personalizza moltissimo, perché puoi scegliere se il collo lo vuoi troppo lungo, più largo, più basso, più così, e anche il corpo, insomma tutto il resto. L'unica cosa è che quando segui il pattern non è quella cosa lineare che dici, vabbè, adesso sono arrivato qui, poi passo al busto, poi divido le maniche, poi faccio quello, ed è un continuo provatelo per vedere se va bene il giro maniche, se no devi aggiungere 10 maglie, se no ne devi togliere 5. Ma che palle! Esatto. Sì, e quindi... in questo momento avevi bisogno di una cosa più lineare, fai questo. Sì, ma in realtà però, cioè, a vederlo è proprio semplice, cioè, perché sì, è tutto infatti dritto, e poi a un certo punto sotto ha un lace di disegno, basta, cioè nulla di che. Sì, sì, però ti impone di prendere tante decisioni. Ti mette in palla a spenderlo. Sì, perché poi oltretutto, esatto, ma no, poi soprattutto che non avendo tanto tempo, come dicevo prima, cominci, lo provi, lo fai, poi finito l'ora di pausa, quindi ok, il giorno dopo uguale, poi al terzo giorno perdi la voglia, dici, sai che c'è, ciao. Sì, se devi farti tutti i tuoi ragionamenti. E oltretutto volevo riprendere in mano il mio Vertix Unite di West, però anche lui intelligentemente l'avevo lasciato in un pezzo in cui devi riprendere delle maglie da due pezzi, quindi mi sono guardata dei video su YouTube, ma a tempo che mi guardo il video su YouTube lo prendo, capisco come lo voglio fare, in realtà c'è sempre qualcosa che non riesco a finirlo, quindi dico, per iniziarlo, lasciarlo a metà, che poi chissà quando lo riprendo, eccetera eccetera, allora dico, beh, senti, quindi è tutto in stand by il resto. Boh, proprio in modalità relax. Sì, no, veramente una schifo pigrizia, perché veramente no, non è neanche vero. No, io guarda, invece è l'unica cosa che mi tiene un attimo sana di mente. Ora invece produce, boh, sta andando. Sì, sto andando. Sì, l'altra è già finita praticamente. No, io ho fatto, vabbè, a parte che ho un cesto di lavori in corso che mi porto in giro per casa. Ora è vuoto perché la maggior parte sono sul divano, però il Vitz cominciato di Valentina Casciani, il Collo Mason di Julie Hoover della Brooklyn King, finito, sì. Ok. Spero, ve lo faccio vedere, aspetta. Che produce, dorme 3 ore. Esatto, sai, capisco. Che... Tra l'altro è bello, stato carinissimo fare, perché ho fatto proprio come indicavano loro, l'avvio e la chiusura tubolare, che sono due cose che ho fatto già in passato, però magari per delle maglie, per cui avevo l'attenzione distolta un po' più dal discorso della costruzione della maglia. Invece in questo progetto così semplice, che appunto è un collo, col punto mosaico, molto facile da realizzare, mi sono proprio concentrata un po' di più e ho memorizzato più i passaggi. Quindi, diciamo, ho acquisito delle tecniche che ho utilizzato in passato ma non avevo immagazzinato. Oh, sì. E poi ho Freya, sempre in corso, della Brooklyn Tweed, di Jared Flood, lo Zema, seconda versione. C'è una serie di progetti che viaggiano, la mia coperta uncinetto, che ogni tanto gli faccio un giro, delle piastrelline che sto studiando un po' cosa farne, insomma sono più esclusiva, no, sì. Anche perché devo dire che, vabbè, lavoro spesso di sera, però a volte i bimbi, se mi metto in camera con loro e sferruzzo mentre giocano e giochiamo un po' insieme, lo accettano, cioè non vengono disturbati, non accettano assolutamente che io stia al telefono, quello no. Però se sferruzzo e magari prendo un Lego secondo uno o l'altro, chiaro, interrompi mille volte il lavoro, però un po' lo porti avanti, me lo fanno fare. E quindi sanno che è il gioco della mamma, anche la mamma. Bravi, bambini. Ma sì. Poi sono talmente abituati a vedermi coi ferri in mano che... Beh, ma è quello anche, cioè, è quello il tuo lavoro, quindi bene o male devono accettarlo, nel senso che... Sì, sì, infatti. Mi hai biscottato il tuo. È quello, infatti.
Infatti lo maschero così quando vengo richiamata. La mamma sta lavorando. Devo lavorare. Giustamente. Va bene. E niente, io a parte questo null'altro. Oltretutto anche in giro sono poco curiosa perché tutta questa abbondanza mi mette in confusione. Cucù. Mi mette confusione, quindi non sono neanche alla ricerca di nuovi spunti, nuove cose, perché so già che psicologicamente mi metto... Non sei pronta. Non sei... Mi metto la cosa di poi dire, no, c'è un sacco di roba da iniziare, da fare, da dire. Quindi non voglio neanche vedere troppe cose che mi ispirano, che poi sarebbero l'ennesimo incompiuto. Quello sì. Vabbè, speriamo dai di ritrovare la voglia. Io ci conto. Ma sì, Chico. Che cazzo. Sì, sì. No, ma anche perché poi complice queste belle giornate, in realtà appunto stiamo spesso fuori, quindi banalmente anche solo fare su e giù dal vialetto non è che ti dia tanta la possibilità di stare lì un attimo concentrata a vedere, a fare. Bene ragazze, dai. Ci aggiungo. Buona Pasqua intanto di nuovo. Buona Pasqua sì, a tutti quanti. Tanto ci praticamente aggiorniamo... Esatto, ci siamo fatti una chiacchierata a tre, sì. E speriamo che insomma di avervi tenuto un po' di compagnia, anche perché insomma in tanti ci avete chiesto un video, però in realtà esatto, eravamo un po' prese da questa nuova realtà di casa, lavoro, contingenza, tutti insieme appassionatamente. Se non sei abituata a stare in casa, cioè... Per chi come noi, vabbè io ok lavoro, però chi lavora e poi c'è la spesa e poi c'è quello e poi c'è quell'altro e poi c'è... Sì, 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 infatti. Cioè, però per assurdo sei più organizzata, okay. Come diceva Fede, è proprio la questione di trovare una nuova routine. Cioè noi adesso abbiamo impostato almeno gli orari dei pasti, la sveglia al mattino, le ore di gioco, che chiaramente sono tutto il resto quando non fai nient'altro, cioè giochi, fai cose... Però è difficile dire proprio adesso che ne so, tipo dalle 3 alle 4, se non fosse che Matilde dorme, sarebbe molto difficile trovare un momento in cui, anche perché adesso io non so voi, ma noi da quando siamo tutti a casa, cioè io passo l'aspirapolvere 70 volte al giorno, perché... Voglia, sì, sì, sì. Cioè anche è un continuo che dico, ma cioè, com'è possibile che durante, cioè il resto della vita... Che il resto della vita praticamente non mi sembrava mai così sporco. Sì, poi gira e rigira, non so voi, ma sì, sei sempre in cucina. Chiudo gli occhi. Sì, o comunque dici, vabbè. Cioè, ma passo una volta al giorno, due volte al giorno. No, adesso il cane entra e porta le foglie secche. Matilde con i piedi sporchi di terra. E quello di qua. E quindi... continuamente. Quindi no... Tremendo. Sì, no, sì, è vero. E poi gli appunti i pasti, perché il pranzo io non ero abituata assolutamente, il pranzo per me era una cosa nulla, i bimbi mangiavano a scuola, Giorgio non è mai tornato a casa a mangiare, io a volte mi fermavo in negozio, comunque non mi preparo da mangiare normalmente, al massimo mangio un panino, una roba veloce, così, una mozzarella, qualsiasi cosa. Quindi hai questa cosa del pranzo, la merenda. Perché e poi pianificare, perché col fatto che non vai tanto più al supermercato, non è una cosa che dici, oh, mi manca quello, vado, quindi sì, pianifica tutto, cerca di non buttare la roba, cerca di, ok, questo è in scadenza, questo di qua, questo di... Quindi cioè, noi ci svegliamo al mattino, certo. Cosa facciamo a pranzo? A pranzo? Cosa facciamo a pranzo? Un continuo. Sì, e poi sai che cosa? La cosa che... cioè che boh, mi sono chiesta, ma com'è possibile? Tutto il giorno in casa faccio la metà delle cose che facevo quando comunque lavoravo e... ero fuori di casa la maggior parte del tempo, e il problema è quanto ci metti a fare le cose. Cioè io normalmente quando lavoro in casa, pulizie, cucina, queste robe qua, sono da sola, per cui in un attimo faccio tutto, perché sono da sola, quindi mi concentro su quello, boom, e fino a che non lo porto a termine non vengo interrotta. Qui è un continuo, cioè io oggi ho fatto solo per il nostro pranzo della domenica una torta, ci ho impiegato tutta la mattina, una roba che normalmente faccio tipo in un'ora nemmeno, perché è una cosa con doppia cottura, quindi anche un po' più lunga diciamo della normale ciambella, ma niente di che, ci ho impiegato una mattina intera. Perché mamma di qua, e allora vai, e mamma di qua, e poi lui si sbrodola e l'altro si bagna tutto perché si è lavato le mani e mezzo fino a qua, quindi cambialo.
Per cui è chiaro che tutto quello che fai in casa si dilata nei Sì, poi tempi. non so tu, ma mamma ti aiuto. Sì, certo, no, Cioè, quando dicono intrattenete i bambini in cucina, cioè, intrattenete, a parte che la mia si intrattiene 10 minuti, butta tutto per terra, fa pasticcia, fa dice, e poi vabbè, mamma, io adesso mi sono stufata, sono là, ciao. La sporca di farina, di robe, cioè, le cose pazzesche. Cioè, e tu guardi sto pavimento e dici, veramente, con tutte le impronte di farina che vanno in giro per casa. No, lei è Sì, no, no, anche i stupenda miei perché mi lei entra molto aiutano. nella parte, si mette tutto il suo cappello da chef, il grembiule, Oh, pasticcia 2 minuti e poi si stufa, via. Aria, altre robe. allora, io invece un continuo, quando mi aiuta Angelo, è un continuo fargli capire che è roba cruda, che non va mangiata. Quindi l'impasto della pizza, non so, la pasta frolla, qualsiasi cosa tu stia facendo, lui tanto ci prova. Buongiorno. Si riesce. Cosa, Mara? Avete Non ho capito bene. C'è un librettino piccolino che oggi abbiamo messo a posto sopra l'armadio, ho tirato giù, c'erano delle scatole, sai dove metti dentro tutti i ricordi? Ho ritrovato delle cose fantastiche, tutti i miei swatch da adolescente. Tesserino della biblioteca universitaria di Pisa, della normale. Quelle, abbiamo proprio fatto un salto nel passato, è stato bellissimo. Bello. Cos'altro? Qua ho trovato un librettino che mi aveva regalato mia sorella sulle sorelle e sei innamorato perché questo formato piccolino, i librettini, quelli piccoli così, quindi se ne è innamorato, gira questo librettino. Mamma, meraviglioso, ho trovato un sacco di conchiglie che nel tempo ho raccolto, sei di quelle col buco, le avevo conservate là dentro, è bellissimo. Infatti è stato carino anche per Sandro che ha capito un po' il valore dei ricordi. Ho detto: guarda, c'era la mia giraffina che ho da sempre, da appena nata mi hanno regalato le giraffine morbide, quelle che suonano. E ce l'ho sempre avuta con me, me la sono sempre portata dietro. E quindi lui ha capito un po' anche il valore di questi ricordi, no? Di ritrovare delle cose che hai conservato nel passato, che hai tenuto care. Ho detto: ah, mamma, allora queste. Perché ci provo ogni anno a raccogliere le conchiglie, le mettiamo da parte, così per esempio, e lui boh, la prende un po' sotto gamba e dice: ma allora quest'anno sì, raccogliamo le conchiglie, le mettiamo da parte, così poi anch'io posso ritrovarle quando sono più grande. Che carino. È stato carino. Va bene. Bene. Ragazze. Dai, ragazze, a presto. Vediamo Sì, se riusciamo a no. combinare un'altra zoomata per vedere se Sì. siamo andate un po' avanti con Sì, dai, le Fede, nostre trova la tua cose. Dai, motivazione, ce la puoi fare, la dai. posso fare. Carica. Sì, Dai. assolutamente. Dai, Dai, ragazze, un allora un bacione. bacio, grazie a Bacio. tutte per E averci a ascoltato, se presto avete voglia di anche. sentirvi la nostra E chiacchierata. ci sentiamo presto. Vediamo Sì. presto di organizzare qualcos'altro. Senz'altro. Buona Va pasta. bene. Ciao. Buona pasta. Ciao. Ciao ciao. Ciao.